Partiamo con il monologo. Partita, ragazzi, partita. Ieri comunque ho detto di tutto e di più. Poi soprattutto a caldo uno si incazza e vabbè. E mi rode molto per aver perso. Per me sono più di 2 punti in casa con la Salernitana. So punti che poi devi riprendere con altre squadre forti, magari con il Milan. Devi vincere col Milan per riprendere almeno quei 2 punti. E tu dici, vabbè, ho pareggiato col Milan. Faccio finta che casa Salernitana è come se ho pareggiato col Milan e vinto casa Salernitana. Allora tu devi vincere in casa col Milan, tralasciando che ormai comunque ti sei messo pure un attimo in una situazione che devi andare a vincere pure a Verona, perché sennò parti subito male in campionato, perché un punto in casa a Salerno, però a Verona bisogna andare a vincere e non sarà facile. Per quanto riguarda la partita, per me ieri alla Roma fino all'1-1 della Salernitana, a me mi era piaciuta, una Roma abbastanza piacevole. Comunque giocava a calcio, sempre presa con le molle, perché giocavamo contro una squadra di pippe organizzata come la Salernitana. Però la Roma mi stava piacendo come stava giocando. Belotti aveva fatto anche 2 gol, uno veramente per un piede annullato. Poi che succede? Succede che Mancini sbaglia un'uscita, là lui deve sempre temporeggiare. Smalling dentro l'area di rigore non è stato bravo ad intervenire, sposta la palla Candreva, gol 1-1. Da lì la Roma ha fatto pena fino al 2-1 della Salernitana. 2-1 della Salernitana, dove ci sono stati tanti sbagli, ma soprattutto quello evidente di Cristante, che Cristante ci è andato pratico. Sul giocatore si è anche girato quando gli fa la finta. Non so se si pensava che gli tirava in porta, non lo so, però anche se tirava tu è un pallone, non è che te stanno a sparare, che te giri non va bene. Un giocatore di Serie A se ne mai gira, lui fa proprio così. Candreva si è sposta la palla, tiro, gol. Papera di Rui Patrizio, no, però certo che Rui Patrizio neanche fa più miracoli, possiamo dirlo. Cioè, quella per me non è una papera, però. Un altro portiere forte, Magnan, per me quella via tutta la vita, però vabbè, 2-1. Da lì la Roma fa dei cambi, esce uno che non è un giocatore, che è Christensen, che per me i leccaculo possono dire quello che gli pare, è una pippa, punto e basta. E non è che io tifo la Roma, e siccome Christensen non è che è diventato mo' adesso a Roma, lui è un professionista che viene da Danimarca, per me è una pippa, io lo dico, e io vorrei che non gioca più con la maglia da Roma, perché non è che dici è una partita, sai, deve, se le caratteristiche si vedono del giocatore, cioè non è che ci vuole chissà che, abbiamo visto Amichevole, abbiamo visto ieri, questo non è buono a fare passaggio dei 3 metri e fanno stop. A me sti cazzi, che è arrivato mo e c'ha la fascia da pugile, me ne frega un cazzo, sai quanti ne conosco dei pugili per strada che possono giocare a Roma? Basta, e lasciamo perdere. Quando è entrato Castrop mi sembrava da Vecchiafu, e Castrop per me è un altro mediocre. Entrano Sanchez e Paredes dà qualità alla manovra, batte l'angolo decisivo pa testa de Belotti, dà qualità, e Sanchez 3-4 cose ha fatto, e Sanchez al 10% è tre bove. Fatevi una domanda e datevi una risposta. E Bove, io ci ho fatto un'estate dicendo che per me, ragazzi, Bove, tanto ve lo dico io, giocherà adesso i gironi d'Europa League, qualche spezzone così, qualche volta che entrerà. Io, secondo me, era meglio andarlo a farlo giocare Bove, come avevo detto, che tenerlo qui, perché tanto adesso se Sanchez sta bene, gioca più. Se Sanchez sta bene, gioca proprio quando serve veramente i giorni Europa League, ma quando gioca Bove? E se comunque non c'è Sanchez, se sta bene Paredes, quello sposta all'istante. Ragazzi, ma Bove per la Roma di alto livello non è pronto. Tanto queste cose però. E dici adesso siamo buoni tutti, ditevi prima titolo, come ho fatto io dei de tanti altri giocatori, e per me cambia niente. Si Bove segna al Verona è la stessa cosa, io non vado come voi. Voi adesso in questo momento, ieri ho sentito certe leccate del bucio del culo a Belotti, dove fino a 2 giorni fa era ammassato da tutti, cioè Belotti era veramente una pippa, un po' da giocare a pallone, ma adesso è Van Nistelrooy, Batistuta, Lewandowski, va aver segnato 2 gol a Fazio e Gomber. Allora, secondo me Belotti
Ve lo dico, sempre stato, questa è una mia opinione, Belotti è un giocatore che vi ho sempre detto, lui sa fare tutto, è un giocatore che sa attaccare la profondità, sa venire incontro, sa colpire il pallone di testa, sa fare qualche gol, sa fare anche qualche assist, però non eccelle niente, cioè non c'ha niente, non c'ha una qualità eccelsa, ma è un giocatore che sa fare tutto e che se ritorna quello del Torino è una vice attaccante, secondo me molto buono, però bisogna dire anche questo, che non è che a 30 anni Belotti si trasforma e diventa Lewandowski, cioè il giocatore lo conosciamo. L'altro anno è andato malissimo, perché? Perché fa la preparazione tardi, perché non si vede che si è ambientato. Ragazzi, ci sono 2000 motivi perché è andato male, poi metteci pure il gioco da Roma, però chi a fine stagione ha criticato Belotti ha fatto bene, perché ha fatto 0 gol, e non è che adesso tutti sul carro di Belotti, siamo ritornati invece che il carro da Roma, mo c'è il carro di Belotti, perché ti ha buttato un mercato di Belotti, e il carro di Belotti non esiste, c'è solo un carro che è il carro da Roma. Se tu professionista che hai preso 3 milioni d'euro l'altro anno e segni 0 gol, io ho diritto anche di criticarti, che tu segni ieri da doppietta, io non è che devo fare adesso, devo fare i cosi che ha fatto una doppietta, lui viene pagato anche per questo. Se tu non segni contro la Salernitana in casa con Fazio e Giomber, sei centravanti dopo un anno che l'hai fatto 0 gol, è pure un po' anormale, segna, bravo, io gli dico bravo Belotti. Però non è che adesso a stato bisogna fare, no, perché il caro voi e Belotti, perché chi ha criticato Belotti a fine stagione? Io non l'ho fatto fino alla fine della stagione, ma a fine stagione io critiche io ho fatto a Belotti, ragazzi, perché alla fine hai fatto 0 gol. Oh, l'altro anno ha preso 3 milioni, come li prenderà stanno? Ma l'altro anno 0 gol, te sei impegnato come te pare, sempre 0 gol uguale, perché te puoi impegnare come te pare, ma che vuol dire? Sei centravanti, almeno centravanti di riserva, dai 5 agli 8 gol, ai 10 gol, i devi fare. Se fai 0 gol, cazzo, porca miseria, è normale che qualche critica la fa. E chi ha fatto critiche è giusto così, cioè sono professionisti e va bene, adesso è bravo, complimenti, però manco a fare le solite follie che si fanno a sta città. Per quanto riguarda altre cose, ho notato che entra Pagano, il Solbakken non entra, che bisognava poi vincere la partita. Entra un centrocampista, io credo che Solbakken, poi ve lo dico sul mercato. E altre situazioni, io spero di vedere in futuro una Roma diversa. Sono convinto che se Sanchez e Paredes si integrano, bisogna fare qualcosa per il centrocampo della Roma, perché loro due non possono stare in panchina. Non possono stare in panchina, non possa stare in panchina War, e allora per far giocare o Pellegrini o Cristante bisogna cambiare modulo, perché è l'unica cosa, e bisogna levare un difensore. È per me così. E io ieri ho visto che secondo me è una follia ancora giocare tante volte con la difesa a tre, soprattutto in certe partite. Magari ormai abbiamo anche questo modo di giocare, ma in tante partite si può pure cambiare, perché poi sto modo di giocare con la difesa a 3 ti porta tante volte, con Mancini soprattutto, a lanciare sto pallone lungo, a lanciare. Levate che io proprio Mancini non posso proprio vedere come giocatore, questa è una cosa mia, raga. Purtroppo io non ve posso convincere a voi, perché è una cosa mia. Per voi Mancini deve essere il capitano, quel mancio, io non lo posso vedere a pelle, proprio come calciatore, come professionista. Come fuori dal campo non mi permetto, non lo conosco. Come calciatore non mi piace proprio niente De Mancini, e lo considero un giocatore mediocre, un giocatore che se non fa il difensore è pure un buon giocatore, perché quando è in avanti è pure un buon giocatore, quando fa il difensore è proprio un mediocre per me, può fare solo qua fuffa che fa. Però leva quel discorso là, secondo me in questo momento, ragazzi, in questo momento, fra Mancini e Llorente e Smalling, se devo togliere un difensore, chi tolgo secondo voi? Io tolgo tutta la vita Mancini, per mettere un centrocampista in più, perché potrei pure mettere Sanchez, Paredes, Aouar,
Pellegrini, Dybala in appoggio dalla prima punta, ok? Però puoi fare anche questo, come ho detto l'altra volta, provi ad attaccare, visto che comunque in difesa non so quanti cose ha fatto prendere Mancini per i svarioni sua. Puoi adattare, magari visto che abbiamo tutte pippe a terzino destro, lo puoi adattare a terzino destro, lo metti là e gli fai, magari più bloccato a sinistra, Zalewski e Spinazzola li fai andare di più e lo metti un po' più a destra. Questa è la cosa che puoi fare. Però secondo me, ragazzi, il centrocampo da Roma, se Sanchez e Paredes sono quelli de una volta che stanno bene, che magari sono tornati qua, Mourinho li motiva, io l'ho visti bene quando sono entrati. Sono titolari in Roma, e devono giocare e giocare uguale. Perciò, ragazzi, inventiamoci qualche cosa. Per quanto riguarda il calciomercato, ragazzi, manca l'ok della Roma alla chiusura della trattativa per Zapata. Lo sapete perché voi? Non lo so, io non lo so. In questo momento mi dicono tutto fatto, contratto pronto, pronti. Che cosa manca? L'ok della Roma. Se arriva l'ok della Roma, Zapata diventa giocatore della Roma. Perché manca ok da Roma? Non lo so, però oggi vi dico al 100% che ho visto una cosa con i miei occhi e la Roma comunque una piccola apertura per Lukaku la dà, nel senso piccola, piccolissima, ma la dà. Io credo che la Roma ha lavorato anche parallelamente per Lukaku. Qualora non si chiude Zapata, o qualora magari la Roma ha capito che gli si è aperta un'autostrada per Lukaku, perché qui bisogna pure capire perché non chiudono adesso Zapata. Gli si è aperta l'autostrada per Lukaku e stanno a capire un attimo, oh, fermiamoci un attimo, e qui c'è la possibilità di prendere Lukaku. Pure a Mourinho gli dice o Lukaku o Zapata, io credo a Mourinho dice tutta la vita Lukaku. E allora bisogna capire questo. Bisogna capire questo, però vi dico che un qualcosa di. Allora, vi ricordate, vi ho detto in passato: voci, 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 voci. Non l'ho mai riscontrate che notizie. E vi ho detto: finché so voci, regà, non posso. Oggi ho fatto un tweet perché comunque una piccola notizia c'è sta e è arrivata. Nel senso, c'è una percentuale di certo bassa. Però un qualcosa che è come. Allora, ve la dico così. Lukaku non è impossibile. Non è impossibile. Non vi dico che arriverà, ma non è impossibile. Ripeto, la Roma ci ha tutto fatto con Zapata. In questo momento, ok, la Roma si chiude Zapata. E logicamente, se la Roma chiude Zapata, non prende Lukaku. Se la Roma chiude Zapata, dall'ok, non prende Lukaku. Come fa a prendere Lukaku? Sono tre giocatori più di 30 anni, non stesso ruolo, raga. Ho Zapata o Lukaku. Ma fino a che non c'è sta la firma, dove i contratti sono pronti, di Zapata, Lukaku non lo scartiamo. Non lo scartiamo. Poi sì, ci può sta tutto. Queste sono notizie, bisogna stare sul pezzo, bisogna vedere entro, io credo si sa, entro stasera, massimo domani, perché è tutto fatto. Zapata, anzi, vi dirò di più, mi risulta che Zapata oggi ha salutato pure i compagni. Zapata ha salutato pure i compagni, vi dico. Perciò è tutto fatto, manca solo che la Roma da ok, non si capisce perché in questo momento la Roma da ok. Allora la cosa che mi viene da pensare, visto che mi avevano dato questa apertura di Lukaku, mi viene da pensare solo una cosa, che magari si può essere aperta da una piccola porticina, magari si è aperta una strada e la Roma adesso sta un pochino a riflettere, perché se c'è la possibilità di prendere Lukaku, regà, poi mette e magari quasi alle stesse cifre con delle cose, magari quasi alle stesse cifre. E Lukaku, ricordiamo che poi è 2 anni più piccolo di Zapata. Perciò aspettiamo, aspettiamo, ripeto, l'ultima volta, tutto fatto, Zapata, manca l'ok della Roma.